Buon pomeriggio e buona settimana a voi. Allora, è battaglia fra il sindacalista Maurizio Landini della CGIL e diciamo il governo e anche parte, se non tutto, il mondo scientifico. Su cosa verte il contrasto molto aspro che si è acceso in questi ultimi 2 giorni? Allora, abbiamo detto che a partire da metà ottobre entrerà in vigore obbligatoriamente in tutto il mondo del lavoro l'obbligatorietà per quanto riguarda il Green Pass e in alternativa per quelli che non vogliono vaccinarsi un tampone. Però cosa ha sollevato Maurizio Landini? Il fatto che non si può far pagare il tampone ai lavoratori perché è assolutamente anticostituzionale e non è corretto far pagare ai lavoratori un qualcosa per poter andare a lavorare. E quindi qual è la sua proposta? La proposta è semplice, e cioè tampone gratis per i lavoratori. Questo almeno fino alla fine di quest'anno, fino alla fine del 2021. Cos'è l'obiezione? Qual è l'obiezione da parte del governo e del mondo scientifico? C'è stata proprio una diatriba tra Abrignani, immunologo, e lo stesso Maurizio Landini, ospiti a mezz'ora. Abrignani diceva che questo è come dare un condono a quelli che considera evasori vaccinali. Questa è veramente quella che io considero invece una bestemmia, non solo da parte di Abrignani, ma è una bestemmia da parte di molti politici, anche da parte di giornalisti, non ultimo qualche sera fa. Ha avuto questa uscita il giornalista Feltri, non l'anziano, ma quello più giovane, che appunto parlava, metteva sullo stesso piano gli evasori fiscali e quelli che non intendono vaccinarsi. Voi capite che siamo arrivati ad un punto davvero di non ritorno, si potrebbe dire. Perché mettere sullo stesso piano chi evade dei soldi da mettere e da dare alla collettività rispetto ad un lavoro che gli ha fruttato un qualcosa, con quelli che per ragioni unicamente di salute, la salute, ognuno ha il diritto di decidere cosa fare del proprio corpo, è veramente abominevole, è veramente assurdo. Ma siamo arrivati anche a questi punti, siamo arrivati anche a questi punti ad equiparare le due cose, gli evasori fiscali con quelli che loro considerano evasori vaccinari. Tra l'altro Feltri, Cacciari, per chi ha visto la trasmissione, avrà notato la reazione di Cacciari nei confronti di Feltri. Insomma, non aveva più parole per descrivere quelle che sono ormai le posizioni inaccettabili di una parte del mondo del giornalismo, della politica, insomma, quello che noi continuiamo a chiamare il sistema. Il sistema che vorrebbe imporre un suo modello, che vuole imporre le decisioni ai cittadini italiani, che vuole disporre della salute dei cittadini italiani e non solo, perché è chiaro, l'abbiamo detto più volte, queste cose succedono anche in altre parti del mondo. Quello che non succede in altre parti del mondo, specialmente nel mondo occidentale, è l'obbligatorietà, che ci fa capire che siamo in un regime completo. Ora, il fatto invece di rendere i tamponi gratis, credo che sia invece un fatto giusto, un fatto corretto, chiaramente, perché in questa maniera non diventa più solo pienamente ricattatorio il Green Pass, perché è evidente che se tu mi impedisci di andare a lavorare e non mi dai altri strumenti che però non aggravano sui miei costi per poter evitare il Green Pass, è evidente che questo è una costrizione, è una forzatura, è un qualcosa che non si può accettare. Vedremo chiaramente chi la spunterà, tra Landini, che tra l'altro ha anche una parte di governo
dalla sua parte e invece il governo. Staremo a vedere, ripeto, obbligatorietà del Green Pass dal 15 di ottobre, proposta di Landini comunque almeno fino alla fine di quest'anno la gratuità dei vaccini, dei tamponi, scusate. Con questo vi lascio, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.